Allora, dottore, zona rossa in tutta Italia, dunque anche in Molise, si va nella direzione giusta? Si va nella direzione giusta. Se vuole sapere il mio personale, come posso dire, parere, penso che doveva essere fatto già qualche giorno fa. Questo virus non conosce il caldo, non conosce il freddo, non conosce il sesso, non conosce l'età. È un virus molto molto particolare, di cui ancora non si sanno molte cose. E io, come posso dire, l'invito che faccio ai nostri concittadini, come ha detto lei qualche minuto fa, è sicuramente di restare a casa, di essere molto attenti, di tenere la guardia molto alta perché la situazione è estremamente difficile. E non andare dietro a questi virologi della domenica che vogliono buttare, vogliono innaffiare questa cosa, la vogliono, come posso dire, farla in modo tale che sia annacquata. Non è così, la situazione è abbastanza seria. Bisogna essere molto vigili e bisogna uscire di casa solo in casi di estrema necessità, come può essere, come posso dire, un fatto di estrema urgenza. Ma altrimenti è bene la norma rimanere a casa. Rimanere a casa significa non solo tutelare la propria salute, ma soprattutto tutelare la salute di tutte le altre persone, della salute della collettività. E la salute pubblica è preminente su quella individuale. Dicevano anche i vertici politici, sia regionali che nazionali, si possono fare tutti i decreti e tutte le ordinanze possibili, ma senza la collaborazione del cittadino non si va da nessuna parte. Certo, senza la collaborazione del cittadino non andiamo da nessuna parte. Questo è un momento molto difficile, è una svolta epocale. È un evento straordinario e con gli eventi straordinari si possono prendere, si devono prendere anche delle decisioni impopolari, ma dobbiamo farlo. Il mio, adesso, come posso dire, il mio pensiero va soprattutto a tutti i colleghi che sono in prima linea, gli Sì. ospedalieri, i colleghi del 118, i colleghi della continuità assistenziale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta. Tutti in prima linea per questa battaglia. È una battaglia che ci vede impegnati in maniera forte, in prima persona. Dobbiamo avere, come posso dire, non solo la capacità di affrontare il virus, ma anche la capacità di affrontare anche tutte le maglie burocratiche che ci sono. Un piccolo pensiero va fatto in questo modo. Io dico alle persone, dico ai nostri concittadini, non uscite di casa, se avete soprattutto in quelli che hanno patologie croniche, rivolgetevi al vostro medico di famiglia che tramite internet, tramite le mail può praticamente darvi la possibilità di, come posso dire, di avere la ricettazione per questi farmaci che diventa, come posso dire, importante.